Calma ragazzi, sono sempre io, calma ragazzi. Amici di Football is My Life, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Video sul fantacalcio. Come è andata il fantacalcio? Come è andata la giornata del fantacalcio della Via Tasso Football Club? Ragazzi, cosa volete che vi dica? Mi sto già preparando ad essere. Mi sto già riempiendo di deodoranti in modo da essere più facilmente infiammabile, perché qua veramente voglio darmi fuoco. Non è possibile. Non è possibile fare queste figure da mozzarelle scadute. Fare questa figura da mozzarelle scadute. D'ora in avanti non saremo più la Via Tasso Football Club, ma saremo le mozzarelle scadute Football Club, perché non è possibile fare queste figure, prendersi quattro operacce dal clown team. Non è possibile veramente fare di queste figure. Cioè, non sta né in cielo né in terra. Quattro pere dal clown team. Ma come cazzo si fa? Come cazzo si fa, mozzarelle scadute che non siete altro? Come cazzo si fa a prendere quattro pere dal clown team? Ragazzi, io veramente non lo so, boh, sono mortificato perché è una roba veramente vergognosa quello che si è visto. Iniziamo a vedere comunque il punteggio delle due squadre. Partiamo dal mio avversario, dagli Amici di Piazza o Clown Team, che ha totalizzato 88 punti e mezzo. Musso 4 e mezzo, meno 1 per il gol subito. In difesa Bastoni 6, Criscito 11 e mezzo, gol più assist. Zappacosta 10 per il gol. Centrocampo Felipe Anderson 5 e mezzo, Orsolini 5 e mezzo. Fabian Ruiz e Zielinski, entrambi 10 per il gol. In attacco Rebic 5,5, Immobile 9,5 per il gol. Quello lì ho visto Torino-Lazio, non ha fatto un cazzo tutta la partita. Tira a rigore, segna. E poi Arnautovic 10, quella merda lì non segna contro nessuno. Contro chi cazzo deve segnare? Contro la Via Tasso Football Club. Via Tasso Football Club, che invece in questa giornata ha totalizzato 70. Scusate, non Via Tasso Football Club, mozzarelle scadute che in questa giornata hanno totalizzato 70 punti. Szczęsny, 4,5, non ha fatto le sue solite banane che consueto fare in questo inizio di stagione, però comunque meno 2 per i due gol subiti. Cambiasso 5,5, Lazzari 5, Koulibaly 7. Centrocampo Kop Miners dell'Atalanta 6,5, Derun 5,5, Mkhitaryan 6, Lazovic 5,5. In attacco Ciccio Caputo, Rocco Siffredi in questa giornata non ha bombato per niente 5. Insigne 9,5, 2 assist. Tammy Abraham 10 per il gol. Alla fine, ieri, Koulibaly con il suo 7, Insigne con i due assist e Tammy Abraham con il gol hanno cercato un po' di indorare la pillola, anche se l'espressione indorare la pillola è un'espressione del cazzo, perché una merda rimane sempre una merda, una figura di merda rimane sempre una figura di merda. È inutile che ci metti il sale, lo zucchero, il pepe, l'olio, l'aceto, la crema. No, una figura di merda rimane sempre una figura di merda. Come quest'anno, le mozzarelle scadute sono una squadra di merda. Penultima in classifica. Non siamo ultimi perché all'ultimo posto c'è il San Ginés, come potete vedere qua alla mia destra. E tra l'altro, noi siamo gli unici stronzi che ci hanno pareggiato. Poi vi spiego perché hanno 0 punti comunque. Guardando poi i risultati delle altre partite, il Pombio Football Club rimane primo in classifica nonostante il pareggio 3-3 contro il Big Tetta Pig in una partita che è stata veramente roboante e spettacolare.
Prima vittoria stagionale per il team Young Rugge, prossimo nostro avversario che vince 1-0 contro la C Dolattico. E poi infine vittoria a tavolino del Cremine FC contro il San Ginés. 3-0 a tavolino perché l'allenatore del San Ginés è un pirla, non ha messo la formazione, quindi giustamente se l'è presa nel culo. Va bene ragazzi. Questo è stato un po' il riassunto della mia giornata del Fantacalcio. Mi vergognavo anche a fare il video, infatti avevate visto che mi ero messo gli occhiali da sole e mi ero fatto un po' una sorta di velo, come se fossi una donna musulmana per non farmi riconoscere veramente. Mi sono vergognato di questa partita. E niente, ditemi un po' voi se giocate al Fantacalcio, qual è la vostra squadra, come state andando. Io come al solito vi invito a iscrivervi al canale YouTube, a seguirmi su Facebook, a seguirmi su Instagram, a lasciare un commento, a lasciare un mi piace, a spammare questo video in ogni singolo punto del pianisfero. Detto questo, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!